Valentina? Dai, apri il microfono. Giusto, mi stavo dimenticando. Ciao, buongiorno. Senti? Perfetto. Sì, benissimo. Siamo solo noi allora. C'è qualcuno dietro alla scritta formazione ordine avvocati, certamente, ma per ora direi che siamo solo noi. Peraltro ieri mi ha scritto Bortolato che non aveva ricevuto il link, perché forse l'indirizzo, quello solito, giustizia, fa filtri vari, per cui gliel'ho rimandato, quindi spero che... Ovviamente sarà. Sì, gliel'ho rimandato, quindi spero proprio che non ci siano problemi. Poi caso mai chiama, ecco. Zanon non ha avuto notizie, però aveva scritto via mail, tutti d'accordo, quindi insomma. Ok. Come Quindi ti presento, Paolo? è? Come ti presento? Lo presentando. Qualche titolo che vuoi che sia menzionato? Non lo so L'unico io. mio titolo è essere avvocato. Direi che basta e avanza, dico. Avvocato Di penalista. che avvocato? Esatto, Non infatti. usare No, specialmente. non lo so se menzionare il fatto che, per esempio, sei stato consigliere dell'ordine o no, ecco, non, sai, ognuno ha le sue preferenze, quindi io chiedo. Non preoccuparti, va benissimo avvocato. Va bene. Io ti sento un pochino, non so se, come se ci fosse un brontolio, come Come se ci mio fosse un brontolio? brontolio di fondo, sì, leggero. Ecco, adesso meglio. Sì, meglio. Ok. Perché preferisco non usare le cuffie. Sì, anche io, infatti. Mi senti bene? Io ti sento bene. Sì, direi di sì. Vediamo se devo alzare un po' il microfono. Allora, Bortolato mi ha scritto ieri che fa, lui interviene, vabbè, diciamo, fa un'introduzione in generale sulla giurisprudenza costituzionale appunto dell'ultimo anno, ma si soffermerà in particolare su quella schifezza di sentenza, speriamo che non ci sia ancora, non mi senta, per vie del professor Zanon, per l'appunto, la 50, che era quella che ha rigettato sulla detenzione domiciliare, 4 bis detenzione domiciliare. E ha respinto, quindi farà, diciamo, il nucleo del suo intervento sarà quello. Quindi Bortolato non parla poi della 32, soltanto perché tu lo sappia che poi dopo l'ordine seguiamo Zanon, Bortolato e te, giusto? Perfetto. Come locandina, sì. Io direi che sto più sulla 32, che è più ampia e soprattutto, diciamo, un po' te l'avevo detto, un po' in generale sulla spazzacorrotti. Poi vediamo che cosa dicono loro. Io mi Certo. Io magari se possiamo fare anche un secondo giro in cui ci si risponde un po'. Proverei. riusciamo, va benissimo. Adesso volevo riuscire. Qualcuno mi scrive che non riesce a collegarsi. Yeah. Ma mentre noi parliamo, teniamo i microfoni spenti, è meglio? Ok. Cioè mentre parlano gli altri, intendo. Adesso mi stanno dicendo che forse però si sente tutto quello che diciamo, eh? Quindi sappilo. Non c'è problema, non abbiamo niente da nascondere.
Buongiorno, dottor Bortolato. Microfono. Deve attivare il microfono. Credo che a causa di quel, diciamo, scambio di mail, il dottor Bortolato stia usando l'account che risulta a nome mio, quindi erroneamente. Non la sentiamo. Ecco anche il professor Zanon. Mi sentite? Sì, adesso sì. Mi sentite? Buonasera. Buonasera. Buonasera, ecco, ci siamo già in presenza, ecco, sentiamo anche il professor Zanon, ci siamo tutti. Siamo già anche in presenza di parecchi... Non c'è l'audio? No, io che... Sono già collegati in diversi... Sì, ecco, adesso vi sento. Eccoci. Buonasera. Allora, siamo già collegati con diverse delle persone che seguiranno l'incontro di oggi. Aspettiamo soltanto qualche minuto per consentire a tutti di raggiungerci e poi partiamo. Quanti sono i partecipanti? Eccoci, allora avevo staccato il microfono. So che abbiamo aperto a numeri abbastanza significativi, che chiedo a Paolo Tosoni anche conferma, 300 erano le persone iscritte? Sinceramente non lo so, mi spiace Valentina, non ho verificato. Abbiamo responsabili della formazione collegati che ci potranno eventualmente dare questa informazione. Io credo che siamo puntualissimi e potremmo, a differenza di come si fa spesso per gli incontri di persona, iniziare puntuali per davvero. Cosa dici Paolo? Aspettiamo ancora oppure? Secondo me si può iniziare. Sono le 3:30, giuste, ci siamo. 2 minuti, via, dai, 2 minuti giusto per consentire a chi ha un attimo di ritardo e poi cominciamo. Ognuno di voi può staccare il microfono, ovviamente, nel caso non stia parlando, se preferisce, ecco, quindi...
Buongiorno a tutti. Alberta, ci sei? Alberta Valentina, ci sei? Eccomi presente, buongiorno Raffaella, giusto? Certo, eccomi qui. Allora, scusami, buongiorno a tutti. Io allora adesso procedo con l'avvio della diretta su Facebook. Vi chiederei semplicemente, Vale, di iniziare l'incontro. Appena vedi in alto a sinistra, qui adesso c'è scritto recording, appena vedi live on Facebook vuol dire che siamo live su Facebook, va bene? Benissimo, grazie. Procedo, un buon webinar a tutti. Grazie, grazie. Eccoci, direi che siamo pronti a partire. Buongiorno a tutti. Saluto chi si è iscritto a questo webinar di oggi. Saluto i nostri ospiti che presenterò poi uno a uno. Siamo oggi collegati per parlare di esecuzione penale. L'incontro di oggi partirà dalla nota sentenza della Corte Costituzionale numero 32 del 2020 a proposito della legge cosiddetta spazza corrotti, per percorrere le linee di intervento della Corte Costituzionale in materia di esecuzione penale in questo intenso, devo dire, anno 2020. Intenso perché, mi correggerà il primo dei nostri ospiti in particolare se sbaglio, ma ad oggi ho già contato per quest'anno almeno 7, forse 8 decisioni della Corte in materia di esecuzione penale. E devo dire che mi pare di poter dire che negli ultimi anni gli interventi della Corte proprio sulla materia dell'esecuzione e della sorveglianza si sono fatti via via più numerosi e più incisivi, ecco, con decisioni veramente significative. Presento i nostri ospiti, prima di tutto li ringrazio moltissimo per essere intervenuti oggi qui con noi. Abbiamo il professor Nicolò Zanon, che è professore di diritto costituzionale all'Università Statale di Milano, oggi anche nella veste di giudice costituzionale e ci darà ovviamente una preziosissima prospettiva intranea alla Corte su questa materia, giudice costituzionale dal 2014 se non erro e relatore di alcune delle decisioni più significative proprio sulla materia della esecuzione penale. Devo menzionare soprattutto la sentenza 253 del 2019 dell'anno scorso, che ha sicuramente segnato un punto di passaggio importante. Era quella sentenza a proposito di articolo 4 bis e permessi premio che ha, e lo vedremo sicuramente oggi, aperto le porte a una serie poi di potenziali ulteriori interventi. Vedremo poi se su questa mia ipotesi ci troveremo d'accordo oppure no. Quindi ringraziamo il professor Zanon, così come ringraziamo il presidente Marcello Bortolato, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, per moltissimi anni magistrato di sorveglianza a Padova, dove in quel carcere con alcune delle attività direi più significative dal punto di vista trattamentale in tutta Italia, mi riferisco a Ristretti Orizzonti, che è un'attività diciamo tra le tante che si svolgono in carcere, di pregio assoluto. Insomma, ci siamo visti tante volte al carcere di Padova per quel
quei ritrovi annuali di Ristretti Orizzonti. Il dottor Bortolato è stato anche coordinatore del tavolo 2 degli Stati Generali dell'esecuzione penale, ha fatto parte di una serie di commissioni ministeriali di riforma dell'ordinamento penitenziario e quindi ringraziamo anche lui per la sua disponibilità a essere qui oggi con noi. Da ultimo, ma preziosissimo perché rappresenta l'avvocatura e quindi noi, l'avvocato Paolo Tosoni, noto avvocato penalista milanese che conosciamo bene tutti, e che si soffermerà in particolare proprio per la sentenza 32 che per la prospettiva rivoluzionaria introdotta, rivoluzionaria perché ha sovvertito diciamo un principio consolidato, quello per cui le norme di ordinamento penitenziario sono norme non, come dire, sono equiparabili per certi effetti anche alle norme di diritto sostanziale. Ecco, questo è il principio nuovo, il principio sovvertito invece era quello per cui le norme di diritto penitenziario dovevano essere considerate norme di carattere processuale, quindi soggette al principio tempus regitatum. Parlerà certamente della sentenza 32, più in generale delle linee legislative espresse in quella legge dichiarata incostituzionale su quello specifico aspetto. Prima di passare la parola al professor Zanon, che mi pare come dire, corretto indicare come primo interventore, perché le linee nessun altro le può dare come ce le potrà dare lui, le linee di intervento della Corte. Riepilogo brevissimamente quelle sentenze a cui facevo riferimento. Come dicevo, quest'anno, già prima della 32 del 2020, c'era stata la decisione 18 del 2020 a proposito di detenzione domiciliare speciale con riferimento all'ipotesi di figli non ricompresi nell'età considerata dalla norma, quindi inferiore a 10 anni, ma di età superiore nel caso in cui siano affetti da handicap o problematiche significative di salute, quindi una decisione di estensione di questa norma. Hanno fatto seguito poi alla 32 la sentenza 50 del 2020 a proposito di detenzione domiciliare, articolo 4 bis, quindi ancora una volta in materia di preclusioni, la sentenza 52 di poco successiva a proposito dell'ipotesi lieve di sequestro di persona. Abbiamo avuto poi, e anche qui appunto spero di non perderne qualcuna per strada, la sentenza 74 del 2020 che ha estesa la possibilità di applicazione provvisoria di misure alternative anche alla semilibertà. La norma sino a quel momento prevista soltanto per l'affidamento in prova e per la detenzione domiciliare è stata ritenuta applicabile anche all'ipotesi di semilibertà. Vi è stata poi una sentenza sul 41 bis recentissima e tra l'altro curata dal professor Zanon a proposito della possibilità di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti a un medesimo gruppo di socialità nell'ambito del 41 bis, importante perché forse anche le decisioni sul 41 bis esprimono in qualche modo un filone della Corte. Lo scorso anno, anzi in realtà nel 2018, c'era stata un'importante decisione sulla materia del 41 bis che al di là dell'oggetto specifico che era quello del divieto di cuocere cibi ha espresso dei principi credo molto significativi rispetto al significato della misura del regime penitenziario speciale del 41 bis e quindi delle possibili legittime limitazioni dei diritti degli individui sottoposti a quel regime. Ancora recentissimamente c'è stata la decisione 113 del 2020, che è una decisione importante per noi difensori, assolutamente essenziale, sebbene l'oggetto sia volendo molto limitato, che è quella decisione che ha esteso il termine per l'impugnazione di provvedimenti in materia di permessi premio dalle risicatissime 24 ore fino a un termine più ragionevole, che è quello normale in materia di procedimento di sorveglianza, come sanno tutti i colleghi che ci seguono, di 15 giorni. Abbiamo poi una serie di questioni pendenti, questioni sicuramente ricche di interesse. Di recentissimissimamente, scusatemi per il termine poco tecnico, è stata sollevata una questione di costituzionalità, finalmente, dico io, veramente riferita all'ergastolo ostativo, perché la prima sezione della Corte di Cassazione ha fatto quel passo in avanti che era prevedibile dopo la sentenza 253 del 2019, che era riferita ai soli permessi premio, sollevando la questione di costituzionalità rispetto alla disciplina dell'ergastolo ostativo e della possibilità di accesso alla liberazione condizionale da parte di chi sia stato condannato per l'appunto all'ergastolo ostativo. Si tratta della sentenza, dell'ordinanza della Corte di Cassazione, sezione prima penale,
del 3 di giugno del 2020, numero 18518, viene, dicevo, sollevata questione di costituzionalità con riferimento agli articoli 3, 27 e 117 della Costituzione, degli articoli 4 bis, 58 ter dell'ordinamento penitenziario e dell'articolo 2 del decreto legge 152 del 1991, che è la norma di riferimento rispetto appunto alla liberazione condizionale. Quindi questa volta la Corte davvero avrà l'occasione di esprimersi a proposito di ergastolo ostativo e legittimità dell'ergastolo ostativo. Spero che qualcuno dei relatori di oggi vorrà darci indicazioni anche su questa nuova questione. Ci sono poi altre nuove questioni su normative emergenziali recenti a proposito di Covid. Ci sono questioni che sono rimaste in sospeso, dico io, e chiudo questa premessa forse fin troppo lunga. Subito dopo la sentenza 32 del 2020, o meglio, subito dopo l'udienza fissata in relazione a quella questione, sarebbe stata fissata una ulteriore udienza della Corte Costituzionale che avrebbe dovuto valutare della legittimità dell'inserimento di alcune specifiche ipotesi di reato nel catalogo dei reati previsti dall'articolo 4 bis. La questione è stata poi ritenuta, diciamo, rimandata al giudice rimettente, ai giudici rimettenti, per rivalutarne la rilevanza, perché dopo la sentenza 32 la prospettiva della sopravvenuta irrilevanza della questione si è fatta concreta e quindi ad oggi la Corte non ha avuto la possibilità di pronunciarsi a proposito dell'inserimento di fattispecie di reato, si trattava appunto di quelle inserite dalla cosiddetta spazza corrotti nel catalogo dei reati ostativi. Chiudo, spero di avere semplicemente cercato di dare l'idea delle numerosissime tematiche che si sono poste all'attenzione della Corte Costituzionale in questo periodo. Sono ovviamente molto curiosa di sentire a proposito il professor Zanon e quindi gli passo la parola. Grazie Valentina. Io intanto vi ringrazio gli organizzatori di questo invito. Tu hai fatto un elenco molto puntuale, devo confessare che qualcuna di queste sentenze mi era sfuggita quando ho considerato, insomma, un po' gli aspetti di cui si poteva ragionare oggi. Voi avete intitolato giustamente linee di intervento della Corte Costituzionale dalla sentenza 32 in poi. Io sono andato a vedere le date, insomma, La 32 è stata depositata, mi pare, il 26 febbraio, quindi è un tempo molto breve, e però in questo tempo molto breve tu sei riuscita a elencare diverse questioni che sono state risolte e altre che o sono state rinviate o comunque sono state appena presentate e dovranno essere affrontate in futuro. Io direi innanzitutto questo, sono un po' in imbarazzo nel parlare di sentenze che abbiamo fatto, nel senso che la ricostruzione di un quadro, come dire, coerente, di solito è compito della dottrina. Noi, quando ci troviamo di fronte a delle questioni, rispondiamo, perché le questioni ci sono state poste, e cerchiamo di farlo al meglio, secondo i principi della Costituzione, secondo le convinzioni che nel collegio si manifestano. È più difficile forse per noi avere la freddezza, la lucidità di fare dei quadri di insieme che prefigurino soluzioni future. Cioè questa lucidità non sempre ci è presente, soprattutto perché noi ci occupiamo di tantissime cose diverse, dal diritto regionale all'amministrativo, alla procedura penale, all'ordinamento penitenziario, al diritto civile, e quindi passiamo, io ho appena finito di lavorare oggi a una sentenza sulle grandi derivazioni idroelettriche, quindi immaginatevi, cioè a un certo punto si fa anche fatica a mantenere un orientamento di fondo. La specializzazione certamente esiste, ma molti di noi sono costretti a saltare da un argomento all'altro, quindi qualche volta ascoltare gli esperti del settore ci serve, proprio per avere anche un po' l'idea di quello che stiamo combinando su uno specifico settore. Non c'è dubbio che di recente l'ordinamento penitenziario è stato al centro di diverse pronunce nostre, però anche qui, ripeto, non è che le abbiamo scelte noi, non ci scegliamo i casi da affrontare,
come possono fare altre corti, tipo la Corte Suprema Americana, ma rispondiamo a delle questioni che vengono poste. Però evidentemente sulla materia dell'ordinamento penitenziario questo è un periodo in cui i giudici comuni manifestano un diffuso disagio nell'applicazione di determinate normative. Per esempio nel caso di cui adesso parleremo, credo soprattutto la sentenza 32 del 2020, noi avevamo riunito, mi pare, 11 ordinanze di rimessione. Allora, la numerosità delle ordinanze di rimessione che convergono nel sottolineare una questione o più questioni di costituzionalità è sempre un indice particolarmente significativo. Cioè i giudici comuni che sono le antenne sul campo dell'applicazione delle regole, il fatto che un così elevato numero di giudici converga nel sollevare queste questioni manifesta un problema. E la Corte si trova in mezzo, in un ruolo molto delicato, tra le antenne dei giudici comuni che manifestano disagio, e tra l'altro manifestano disagio anche rispetto a un orientamento giurisprudenziale consolidato in termini di diritto vivente, cioè il fatto che per le norme di ordinamento penitenziario, le norme relative all'esecuzione penale, fossero impermeabili all'applicazione diretta del principio della non retroattività sfavorevole del 25,2. Quindi da una parte i giudici comuni che manifestano questo disagio, dall'altra un legislatore che negli ultimi anni è intervenuto molte volte con normative particolarmente arcigne per rispondere evidentemente a richieste che interpreta legittimamente dal suo punto di vista come legislatore rappresentativo, per rispondere a domande di rigore, diciamo, nel campo dell'esecuzione penale, dell'esecuzione della pena, della certezza della pena. Quindi abbiamo due recettori con antenne diverse, i giudici comuni da una parte e il legislatore che intercetta queste richieste di rigore dall'altra parte e produce normative particolarmente arcigne. E come spesso è successo in queste questioni che abbiamo affrontato, l'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario è il contenitore nel quale molte volte si scaricano queste richieste di particolare afflittività, particolare rigore che il legislatore accoglie. L'articolo 4 bis, come sanno, immagino, i partecipanti a questo seminario, è diventato ormai un elenco diviso in tre fasce, ma quella che ci interessa soprattutto qui forse è la prima fascia dei reati cosiddetti ostativi, in cui si sono affastellati ormai una serie di reati molto diversi l'uno dall'altro, eterogenei, accomunati soltanto ormai da questa caratteristica, cioè dall'introdurre a un binario di esecuzione penale particolarmente duro e diverso rispetto a quello che affrontano i condannati per altro genere di reati. Dico questo in termini descrittivi, puramente oggettivi, senza che necessariamente si attribuisca a questa definizione che do un carattere valutativo. Anche se naturalmente poi la coerenza e la ragionevolezza delle scelte vanno valutate anche sotto questo profilo. E così è capitato anche per la questione che ha dato spunto per la sentenza 32 del 2020, perché la legge 3 del 2019 aggiunge all'elenco, come sapete bene, dei reati ostativi una serie notevole, quasi tutti i reati contro la pubblica amministrazione, con tutta una serie di conseguenze di natura appunto in materia di esecuzione penale. E la legge lo fa, come tante volte è successo, senza dire nulla dal punto di vista della sua efficacia nel tempo. Cioè, qui c'è un sottile problema di giustizia costituzionale, anche se volete di rapporto col legislatore. Questa sentenza è una sentenza di accoglimento interpretativo, interpretativa di accoglimento. Dichiara incostituzionale non tanto un'omissione del legislatore, cioè il non avere il legislatore previsto una disciplina intertemporale
per quanto riguarda l'efficacia nel tempo di questo inserimento, ma dichiara incostituzionale l'interpretazione che ne è stata data dal diritto vivente. E la questione non è di pochissimo momento, perché uno potrebbe dire, ma insomma il risultato poi alla fine è lo stesso. Se noi avessimo fatto una sentenza che dichiarava incostituzionale questa disposizione, l'articolo 6, adesso non mi ricordo esattamente, 6, qualcosa della legge 13, non è la parte in cui non prevede una disciplina intertemporale, avremmo fatto una sentenza additiva, manipolativa additiva, che avrebbe dovuto inserire il principio della non retroattività delle conseguenze in materia di esecuzione penale per quanto riguarda questo tipo di reati, per i casi in cui il reato fosse stato commesso prima dell'entrata in vigore della legge 3 del 19. Ma sarebbe stato un intervento particolarmente, creativo, manipolativo, invasivo delle scelte del legislatore. Abbiamo preferito lavorare sulla interpretazione data dal diritto vivente, dichiarando incostituzionale quella interpretazione. E l'idea che è stata seguita, cioè l'interrogativo di fondo a cui dovevamo rispondere era se il principio di irretroattività della legge penale sia circoscritto alle norme che creano nuovi reati oppure modificano in peius gli elementi costitutivi di una fattispecie incriminatrice, la specie e la durata delle sanzioni edittali, oppure vada riferito anche alle norme che disciplinano le modalità di espiazione della pena detentiva. Questo era l'interrogativo di fondo. Un interrogativo che aveva alle spalle appunto una tradizione piuttosto netta, nel senso di dire che il principio tempus regit actum si applica pacificamente alle disposizioni in materia di esecuzione penale, che quindi sono barriera alla forza precettiva di un principio così importante come quello dell'articolo 25, comma secondo della Costituzione. Ecco, faccio notare tra l'altro che noi abbiamo lavorato, nonostante i parametri evocati fossero di vario genere, anche di natura sovranazionale o internazionale, come l'articolo 7 della CEDU, 117 primo comma, l'articolo 3, il 27, ma abbiamo lavorato essenzialmente sul 25, comma secondo, il che mi pare importante nel valorizzare, insomma, aspetti della Costituzione italiana che tutto sommato non sono così recessivi anche al cospetto di fonti più recenti. E questa è una sentenza di grande impegno teorico, devo dire, è stata preceduta da una discussione molto intensa tra di noi. Io non rivelo ovviamente nulla, ma insomma è stata una discussione non combattiva, non, come dire, aspra e di scontro, è stata una discussione costruttiva in cui abbiamo cercato di capire fino in fondo quali fossero i problemi a cui eravamo di fronte. Abbiamo avuto la possibilità di fruire anche di una, come dire, attività difensiva da entrambe le parti di ottimo livello, che ci ha dato anche tanti elementi nuovi. Non sempre succede nel processo costituzionale, questo proprio lo devo dire, ma quando si ha la fortuna di avere delle buone ordinanze di rimessione fatte bene e delle difese che da entrambe le parti portano argomenti corretti e intelligenti, il nostro compito è molto più facile. Cioè, da una parte è più difficile perché si tratta di orientarsi tra scelte tutte molto, molto intelligenti, dall'altra è anche più facile perché riusciamo a individuare il punto essenziale. Tra l'altro in questo caso abbiamo, chi ha letto la motivazione avrà visto che si fa anche un certo uso del diritto comparato, della storia, si citano addirittura delle sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti molto risalenti e molto intelligenti e molto interessanti anche per i principi che applicano. E alla fine arriviamo a questa soluzione, che è quella di dire: in principio è vero, le norme relative all'esecuzione penale sono norme di carattere procedimentale, ci sono delle necessità che le rendono, come dire, legate al principio tempus regit actum, ci sono delle necessità anche di amministrazione penitenziaria che sono
comprensibili, la necessità di trattare in modo uguale i detenuti, senza fare tra di loro differenze in ragione del momento di commissione del reato, che forse quanto all'accesso ai benefici penitenziari non sarebbero del tutto comprese da tutti i detenuti. Quindi in principio esiste certo questa ispirazione che non viene rinnegata, perché non si possono creare all'interno del carcere una pluralità di regimi esecutivi paralleli, dovuti, con differenze appunto dovute soltanto al momento di commissione del reato. Ho visto che in dottrina questa giustificazione non è stata ritenuta particolarmente convincente, ma devo dire che nella nostra discussione ha pesato un pochino. Però, qui sta il principio nuovo che è stato inserito, questa uniformità dei regimi esecutivi deve soffrire eccezione quando la normativa sopravvenuta non comporti delle mere modifiche alle modalità esecutive della pena prevista dalla legge al momento del reato, ma una trasformazione della sua natura e, come dice la sentenza, della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato. E qui non so se sia una semplificazione brutale, è certamente molto efficace sul piano della spiegazione all'esterno. Questo si verifica paradigmaticamente, dice la sentenza, quando al momento del fatto fosse prevista una pena suscettibile, prevedibilmente suscettibile di essere eseguita fuori dal carcere, e per effetto di una modifica normativa che sopravviene al fatto il legislatore cambia le carte in tavola, questa diventa una pena che non muta formalmente il suo nomen iuris, ma deve essere eseguita di norma dentro al carcere. E poi c'è questa affermazione che è diventata ormai celebre: tra il fuori e il dentro la differenza è radicale, è una differenza qualitativa prima ancora che quantitativa. Ora, è evidente che qui il carcere, cioè la detenzione intramuraria, il carcere, io non sono un esperto di ordinamento carcerario, anche se me ne sto occupando, ma scopro sempre cose nuove, quindi c'è bisogno di studiare, ma certamente qui il carcere viene proiettato in una dimensione, viene posto subito in primo piano come problema. È inutile negarlo, è inutile girarci intorno, è dentro o fuori il carcere. Poi dopodiché ci sono altre sentenze in cui si dice che misure, che benefici penitenziari, misure alternative alla detenzione, meglio come affidamento in prova, come la detenzione domiciliare, possono avere una forza costrittiva o detentiva addirittura paragonabile, articolabile, ma certamente il carcere, lo star dentro è una cosa, starne fuori è un'altra. È inutile girarci intorno. E credo che su questo almeno possiamo essere d'accordo, anche se poi ognuno può avere una valutazione diversa, insomma. E credo che questo sia l'aspetto che emerge più chiaramente. Dopodiché siamo stati costretti a fare anche delle differenze tra le modalità di esecuzione della pena e la galassia degli istituti che la riguardano in funzione risocializzante o di alleggerimento. Abbiamo detto che questo principio non si applica necessariamente ai permessi premio e all'accesso al lavoro all'esterno. Si applica invece alle vere e proprie misure alternative alla detenzione, quindi affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà. E per ciò che concerne la liberazione condizionale. Questo è un po' il senso della 32. Ci sono dei passaggi anche un po' originali. Il parametro è il 25, secondo comma. C'è un riferimento non banale all'articolo 24, alle esigenze, alle strategie difensive che possono essere compromesse da un intervento retroattivo del legislatore, che può
come dire, scompaginare strategie difensive ragionevolmente costruite in precedenza. E c'è, come dicevo prima, quell'accenno alla sentenza della Corte Suprema risalente, piuttosto interessante, che fa leva sul divieto di leggi retroattive, ex post facto laws, che possono essere utilizzate addirittura come tradizionalmente il Congresso americano aveva notato che il legislatore inglese le usava come arma contro i nemici politici. Non è una cosa banale questa, perché insomma l'intervento del legislatore che inserisce in un contenitore come il 4 bis i reati contro la pubblica amministrazione può essere letta appunto come il desiderio di far valere anche nei confronti dei white collars, no? della casta, della membri della classe politica, un desiderio di esecuzione penale più aspro, ex post, il che dal punto di vista appunto delle garanzie oggettive, in questo caso non tanto soggettive, di tutela nei confronti dell'agire del potere politico, è piuttosto inquietante. E da questo punto di vista l'articolo 25, secondo comma, mostra anche qui una notevole duttilità di adattamento e di significati. Questo è un po' la 32. Poi naturalmente io so che ci sono tante questioni che si aprono a questo punto. Ripeto, noi abbiamo fatto una interpretativa di accoglimento non per deferenza nei confronti del legislatore, ma perché in realtà era forse più corretto riesumare una tecnica decisoria abbastanza desueta negli ultimi tempi, ma perché in effetti qui il legislatore non ha voluto formalmente e oggettivamente questo effetto retroattivo, non ha scritto nulla. Certo, si può dire che un legislatore consapevole sa che non scrivendo nulla, non prevedendo misure intertemporali, questo è l'effetto. Però non è la stessa cosa, ecco, è stato un orientamento interpretativo molto, molto chiaro che si è posto alla radice di questa questione, e i giudici comuni hanno manifestato disagio contro questo orientamento interpretativo, ed è questo che noi abbiamo dichiarato per quelle parti lì non conforme a Costituzione. Ci sono poi tutta una serie di altre questioni che verranno e che, ripeto, sulle quali ovviamente io non posso dir nulla, però magari io per il momento mi fermerei qui, perché so che tra l'altro quando si è online è bene non essere troppo, non farla troppo lunga per la ricchezza del dibattito. Quindi a disposizione per ogni altro interrogativo in materia. Grazie. Grazie, grazie davvero. Spero davvero che riusciremo a fare un secondo giro, perché in effetti, a parte il contesto che ci suggerisce interventi brevi, è sempre bello quando, soprattutto come in questo caso, ci sono tre prospettive così diverse, riuscire a magari confrontarsi poi su quello che si è detto prima. Quindi passo senza esitazioni al dottor Bortolato, al quale do la parola e lo ringrazio ancora. Grazie, buonasera a tutti, e vorrei innanzitutto ringraziare l'Ordine degli Avvocati e la Scuola Forense di Milano per questo invito veramente molto gradito, e saluto il professor Zanon, l'avvocato Tosoni e Valentina Alberta che mi ha invitato a questo seminario online. Allora, brevemente io volevo, ovviamente dal mio punto di vista, quindi dal punto di vista della magistratura di sorveglianza, cercare di individuare quelle linee di intervento della Corte Costituzionale che ritengo particolarmente significative per la mia attività quotidiana. Allora, e devo dire che più o meno consapevolmente la Corte Costituzionale veramente in questi anni
ha espresso nella materia dell'esecuzione della pena delle sentenze che sono, ovviamente dal mio punto di vista, di capitale importanza. Quindi credo che tre sentenze, vorrei citare principalmente queste, poi però mi soffermerò su una sentenza che riguarda l'aspetto delle preclusioni del 4 bis. Ma io credo che la 149 del 2018, la 253 del 2019, la 32 del 2020 siano tre sentenze capitali in materia di esecuzione della pena che hanno posto dei principi capisaldo su cui credo non si potrà più tornare indietro. Allora, innanzitutto, molte sentenze della Corte Costituzionale in questi anni sono legate dalla volontà, e questo credo sia una linea unificante, di smantellare le preclusioni e le presunzioni assolute poste dalla legislazione in materia penitenziaria. Il principio di base è chiaro: un soggetto non può essere presunto pericoloso in quanto tale, ma se la pena deve rieducare, bisogna che venga valutato in concreto, senza che vi siano delle presunzioni insuperabili da parte della legge. D'altronde, la funzione rieducativa, che vede la pena come un progetto, no? Un progetto rivolto al futuro, è assolutamente incompatibile con presunzioni assolute fissate in maniera oggettiva una volta per tutte, e in particolare senza distinzioni per una particolare classe di soggetti. Quindi io credo che questo principio, quindi il principio rieducativo, che mai è stato affermato con forza ed efficacia nella sentenza 149 del 2018, dove credo che per la prima volta la Corte Costituzionale abbia detto in maniera cristallina che non si può sacrificare il finalismo rieducativo sull'altare delle altre pur legittime funzioni della pena. Quindi formalmente ha mantenuto un'equivalenza delle funzioni della pena, ma ha affermato la prevalenza di una su due, e cioè la funzione rieducativa. Ora, ribadire questo principio, e consentitemi, visto che il professor Zanon ha fatto anche un riferimento, come dire, a una lettura, tra virgolette, politica di queste linee interpretative che riguardano i concetti dello Stato di diritto, cioè della impossibilità di attribuire allo Stato l'arbitrio assoluto in materia penale, anche qua dire che il principio rieducativo è la più forte difesa contro il populismo penale. Ecco, io credo che ribadirlo, come ha fatto la Corte con la sentenza 149, sia innanzitutto fondamentale, perché la rieducazione è il termine di garanzia che serve per difenderci dai rigurgiti culturali che attribuiscono alla pena significati diversi e che deviano dal suo fondamento costituzionale. Ora, noi sappiamo benissimo che in questi ultimi anni abbiamo assistito al ritorno di visioni retribuzionistiche, ma addirittura spostati verso una pena che non più è una compensazione proporzionata al male, ma la pena è solo ciò che vuole la gente. Quindi ribadire il principio rieducativo come principio fondamentale sull'altare che non può essere sacrificato rispetto alle altre funzioni della pena, sia veramente una conquista di grandissima civiltà. Quindi io credo che la sentenza numero 149, ed è per questo che volevo partire da questo, segni una svolta fondamentale nella giurisprudenza della Corte Costituzionale. Non a caso è la sentenza che per la prima volta dichiara una forma di legittimità, una illegittimità costituzionale in materia di ergastolo. L'avvocato Alberta ha già detto che la Corte si troverà ben presto ad affrontare nuovamente il tema dell'ergastolo, ma questa è la prima volta che affronta il tema dell'ergastolo, sia pure una forma di ergastolo, come dire, marginale, che riguardava
ricorderete tutti, la sentenza 149 riguardava la preclusione dell'articolo 58-4 dell'ordinamento penitenziario relativamente ai condannati per sequestro di persone a scopo di estorsione che avessero cagionato la morte dello Stato. Credo che ce ne siano 3 o 4 in tutta Italia di condannati all'ergastolo per questo reato. Quindi è evidente una forma di ergastolo molto ristretta, però la Corte ha colto lo spunto da questa ipotesi per affermare, come dicevo, un principio che è fondamentale. Ora, io vorrei che si ponesse l'accento sul fatto che noi eravamo ancora, voglio dire, in tema di ergastolo, ancora fermi alla sentenza del 1974, alla 264, dove si parla di sperata emenda, ecco, concetti che a fronte oggi delle affermazioni cristalline della 149 sulla rieducazione possono costituire una svolta a 180 gradi veramente definitiva. Ora, la sentenza 149 contiene però anche una ulteriore importante affermazione di principio che, dirò subito, mi sembra in qualche modo, non dico in contrasto, ma dissonante rispetto alla interpretazione, forse sbagliata, che ho fatto io, della sentenza numero 50 del 2019, su cui poi vorrei brevemente soffermarmi, e cioè il principio della progressività trattamentale, un principio che la sentenza addita come diretta attuazione del canone costituzionale della rieducazione, cioè il principio della progressività trattamentale. Attenzione anche qua, la Corte Costituzionale non mi risulta avesse mai parlato così esplicitamente del principio della progressività. È un principio che noi conosciamo bene, la Cassazione lo ha affermato per tanti anni, noi lo applichiamo, diciamo, quotidianamente, ma la Corte Costituzionale non l'aveva mai citato, soprattutto come diretta attuazione del canone rieducativo contenuto nell'articolo 20. L'altra fondamentale pronuncia, ovviamente, la 253 del 2020. Allora, vi sono contenute alcune osservazioni di capitale importanza che secondo me vale la pena ribadire anche qui. Sono delle conquiste su cui credo non si può più ritornare indietro. Allora, il principio che nessuno è irrecuperabile, per esempio. A parte il fatto che il principio che nessuno è recuperabile è proprio il fondamento della giurisdizione di cui mi occupo io, perché se io non pensassi che qualcuno non sia irrecuperabile, probabilmente non potrei fare il magistrato di sorveglianza. Quindi l'affermazione di questo principio, l'affermazione di un diritto alla speranza, ora, se nella sentenza del 1974 si diceva che il dovere diventava speranza, no, cioè la sperata emenda, cioè l'aspettativa che la persona attraverso la pena potesse emendare il proprio animo, qui invece è la speranza che diventa un dovere, nel senso che lo Stato ha l'obbligo di assicurare a tutti la possibilità di coltivare la speranza di un reinserimento. E questo è un principio, secondo me, fondamentale della 253. Il secondo, l'estensione alla fase esecutiva del diritto al silenzio, che è un corollario essenziale della inviolabilità del diritto di difesa riconosciuto dall'articolo 24 della Costituzione. Attenzione, il diritto al silenzio espresso dal condannato in fase esecutiva, per noi magistrati di sorveglianza, ha sempre costituito in qualche modo un problema, perché è difficile poter riconoscere quel presupposto di meritevolezza che consente l'accesso alle misure alternative sempre più ampie, che è la cosiddetta revisione critica, a chi invece ancora si avvale del silenzio. Aver affermato che in maniera così chiara con la sentenza 253 che anche il condannato ha il diritto di mantenere il silenzio sui fatti di cui è responsabile, soprattutto sui fatti sui quali potrebbe dire qualcosa nei confronti di altri concorrenti
nel reato, con tutti i riflessi che questo può avere ovviamente sull'istituto della collaborazione, l'articolo 58 ter, è un'altra affermazione fondamentale. La terza è un precetto che a noi magistratura di sorveglianza è particolarmente caro, e cioè il fatto che la Corte sembra dire con la 253 tocca ai giudici decidere. Quindi sono i giudici che devono decidere. Questo si traduce in una sostanziale insofferenza alle preclusioni o alle presunzioni poste dalla legge, tanto più quando, come in quel caso, sono assolute e quindi impediscono al giudice la concreta valutazione della condizione del detenuto che chiede il beneficio, in quel caso ovviamente il permesso premio. Anche questo credo che sia, come dire, un fatto che la discrezionalità, che non è arbitrio, del magistrato di sorveglianza non può essere imbrigliata da presunzioni assolute di pericolosità che impediscono la valutazione in concreto dei progressi trattamentali del condannato ai fini dell'accesso alle misure, ai benefici penitenziari, alle misure alternative e quindi al futuro reinserimento nella società, che è l'obiettivo dell'articolo 27 della Costituzione. Da quanto detto, quindi, credo che le linee di intervento restano, a mio parere, già ben delineate. Allora, tralasciando l'affermazione di cui si è già parlato, importante, della sentenza 32 del 2020, anche qui una rivoluzione dal mio punto di vista, perché aver affermato finalmente, mi permetto di dire, la natura sostanziale, non solo processuale, delle norme in materia esecutive, è un'altra, come dire, conquista che pone fine ad una giurisprudenza consolidata della Cassazione, che in qualche modo, come benissimo ha detto il professor Zanon, impediva anche qui l'apprezzamento in concreto e soprattutto le aspettative della fase esecutiva che ogni condannato, anche nella fase del processo, può e deve avere. Ma a parte questo, direi che le linee interpretative già ben delineate sono quindi la preminenza della funzione rieducativa della pena sulle altre pur legittime funzioni, l'illegittimità delle presunzioni assolute di pericolosità e l'affermazione del principio di progressività del trattamento rieducativo quale diretta attuazione del canone costituzionale. Se questo è vero, allora, e venendo quindi alla alcune osservazioni che volevo fare in relazione alla sentenza numero 50 del 2020, devo dire la lettura di questa sentenza, che è comunque una sentenza fondamentale, anche questa, anche perché fa capire quale sia in qualche modo, mi permetta il professor Zanon, il tormento da cui è presa la Corte Costituzionale quando si deve venire ad affrontare tutte le questioni di legittimità costituzionale che attengono alle preclusioni, perché le preclusioni nell'ordinamento penitenziario sono moltissime e il fatto che moltissime siano le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai magistrati di sorveglianza fa capire quanto a disagio si senta la magistratura di sorveglianza di fronte alle preclusioni. Allora, brevemente, la sentenza 50 ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità dell'articolo 47 ter, comma 1 bis, sollevata in riferimento agli articoli 3, comma 1 e 27, comma 1 e 3 della Costituzione dalla Corte di Cassazione, la prima sezione. Nella parte in cui tale disposizione, prevedendo la detenzione domiciliare per l'espiazione della pena non superiore a 2 anni, anche se costituente residuo di maggior pena, quando non ricorrano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare risulti comunque idonea a scongiurare il pericolo di commissione di altri reati, esclude l'applicabilità di questa misura in caso di condanna per i reati dell'articolo 4 bis. Ora, la Corte di Cassazione riteneva che questa disposizione, nel precludere
l'accesso ai 4 bis della detenzione domiciliare infrabiennale, quella che noi chiamiamo la ordinaria, la detenzione domiciliare ordinaria, introducesse una presunzione assoluta di pericolosità, che si palesa irragionevole, poiché anche in riferimento al catalogo di cui all'articolo 4 bis, le modalità esecutive del reato per il quale il soggetto è stato condannato potrebbero essere caratterizzate in concreto da una ridotta offensività, così come potrebbero mancare elementi indicativi di qualsivoglia collegamento con la criminalità organizzata. Perché dunque non consentire al giudice di valutare in concreto l'effettiva pericolosità del soggetto pur a fronte di una condanna per un titolo contenuto nel catalogo dell'articolo 4 bis? E la Corte remittente citava proprio un principio affermato da numerose sentenze della Corte Costituzionale, tra cui soprattutto la 149 del 2018, citata prima, per cui sembrerebbe illegittimo una rigidità nell'automatismo e nelle presunzioni assolute tutte le volte in cui sia agevole formulare ipotesi di accadimento contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa. Ora, il ragionamento che la Corte Costituzionale ha fatto è che in realtà la preclusione censurata, benché si fondasse su una logica presuntiva correlata al reato commesso, cioè contenuto nel 4 bis, si basava nel contempo su elementi che discendevano dalla necessaria valutazione giudiziale del caso concreto, posto che il diniego della misura alternativa della detenzione domiciliare si fondava su una prognosi sfavorevole sui futuri comportamenti dell'interessato, nonché in una contemporanea verifica dell'insussistenza delle condizioni utili per l'affidamento in prova. Cioè, siccome il detenuto non si trova nelle condizioni per essere affidato in prova, quindi valutazione in concreto negativa effettuata dal tribunale di sorveglianza, allora anche la detenzione domiciliare, essendo già egli pericoloso in concreto, non sarebbe idonea a contenere il rischio di reiterazione dei reati. Io non ho capito bene se si trattava quindi di un difetto di rilevanza della questione, nel senso che avendo già escluso l'utilità di un affidamento in prova, nel caso specifico la questione non era rilevante perché il soggetto era già pericoloso nel merito, indipendentemente dal titolo di reato commesso. Ora, io mi permetto di osservare, sempre chi chiede una detenzione domiciliare può accedere nel contempo alla misura più ampia. Anche la madre con prole affetta da handicap grave può accedere all'affidamento in prova. Eppure la Corte, con la sentenza che citava prima l'avvocatessa Alberta, la numero 18 del 2020, ha comunque dichiarato l'illegittimità costituzionale della speciale misura dell'articolo 47-15. Perché in quella sede la Corte non ha usato il medesimo argomento? Avrebbe potuto dire, ma perché non gli avete dato alla donna l'affidamento in prova al servizio sociale? Se non gliel'avete dato vuol dire che la ritenete pericolosa, quindi nemmeno la detenzione domiciliare si rivela una misura idonea a contenere la pericolosità. Ovviamente pongo questo dubbio che mi è venuto nella lettura della sentenza. Il secondo punto, e poi finisco, la pronuncia afferma espressamente che non esiste una graduatoria che classifichi le misure alternative secondo una scala ascendente di severità. Eppure, proprio la sentenza 149 aveva affermato che la progressività trattamentale è un principio che è diretta attuazione del canone costituzionale della rieducazione del condannato. Con questa sentenza si ribadisce invece quella netta demarcazione tra i benefici propriamente detti, permesso premio, lavoro all'esterno, e le misure alternative, cioè quelle che si svolgono all'esterno, anche se la semilibertà è una misura alternativa mista perché si svolge per metà all'interno e per metà all'esterno. Demarcazione che, come si ricordava prima, è stata ben individuata nella sentenza numero 32, la quale
distingueva nettamente tra appunto il dentro e il fuori, dicendo come fossero assolutamente incompatibili anche dal punto di vista delle aspettative del condannato, stare dentro o stare fuori. E quindi vi sarebbe, mi sembra che la Corte quindi già per due volte abbia affermato questa netta linea di separazione tra i benefici intramurari interni al carcere e le misure alternative esterne. E quindi se è vero che il condannato ex articolo 4 bis può accedere a misure più ampie della detenzione domiciliare, se ciò non accade non è per l'esistenza di una preclusione ex lege, così dice la pronuncia, ma perché esistono elementi sintomatici di una apprezzabile pericolosità che glielo impediscono. Ora, io voglio dire che l'articolo 47 ter, quindi la detenzione domiciliare, cioè la norma censurata, cioè che pone la inapplicabilità della misura della detenzione domiciliare ordinaria, quella infrabiennale, ai condannati per l'articolo 4 bis, però non presume la inapplicabilità ad una particolare categoria di condannati di una misura più contenitiva di altre perché sono più pericolosi, ma perché hanno commesso un certo reato, indipendentemente dal fatto che siano pericolosi o meno. Va considerato infatti che l'affidamento in prova può non essere concesso non solo per profili di residua pericolosità, cioè perché esistono ancora dei profili di pericolosità residuo e quindi l'affidamento in prova non te lo posso dare, ma anche perché, ad esempio, manca un lavoro, oppure manca un vero e proprio programma riabilitativo in casi in cui, viceversa, una misura meramente contenitiva come la detenzione domiciliare sarebbe più che adeguata. Per il ragionamento che fa frequentemente il Tribunale di Sorveglianza, non è tanto non puoi avere l'affidamento perché sei ancora pericoloso, ma non puoi avere l'affidamento, cioè meriteresti una misura alternativa, quindi meriteresti quel fuori, non quel dentro, meriteresti quel fuori, ma poiché non si saprebbe, scusatemi la banalità, che farti fare tutto il giorno, perché hai voglia a fare i colloqui con l'assistente sociale una volta alla settimana, ma il resto del giorno cosa fai per reinserirti nella società? Allora, a questo punto, se non hai un'attività da svolgere che abbia un contenuto riabilitativo, stai a casa tua, in un regime detentivo contenitivo come la detenzione domiciliare. Quindi io credo, peraltro, ovviamente la Corte Costituzionale con questa sentenza nella chiusa dà atto che il legislatore potrebbe, anzi, voglio dire, sembra che inviti in qualche modo il legislatore a fare, dire è evidente che tu potresti variegare l'offerta delle misure alternative togliendo le preclusioni della detenzione domiciliare e offrendo alla magistratura di sorveglianza uno strumento ulteriore rispetto anche a quella categoria di condannati che ora non possono averla. Tant'è che cita proprio la legge delega Orlando, la 103 del 2017, in base alla quale era stato trasmesso alle Camere uno schema di decreto legislativo mai varato che eliminava proprio quella preclusione dell'articolo 47 per comma 1 bis per i reati ostativi del 4 bis. Quindi nel quadro di una complessiva riforma delle misure alternative è certamente configurabile un diverso assetto dei presupposti per l'accesso alla detenzione domiciliare ordinaria, ma la Corte dice sul piano del sindacato di legittimità costituzionale questa disposizione censurata non appare irragionevole in relazione al principio di responsabilità penale personale della necessaria finalità rieducativa della pena. Per concludere, io credo, anche perché appunto ai lavori di quella proposta dello schema di decreto legislativo ho concretamente partecipato facendo parte della commissione
presieduta da Glauco Giostra, credo che da un lato la soglia di accesso alla detenzione domiciliare più ristretta rispetto all'affidamento, cioè 2 anni anziché 4, e dall'altro la preclusione per i condannati ex articolo 4 bis mantengano aspetti di irragionevolezza, trattandosi anche nella percezione comune, come dire, degli utenti dell'esecuzione penale, di una misura certamente più restrittiva dell'affidamento. E quindi la caduta di questi limiti consentirebbe la definitiva offerta di un ampio panorama di misure alternative funzionali al reinserimento sociale del reo. Ricordiamo che a quella preclusione a cascata si ricollegano poi quelle preclusioni delle leggi speciali della 199 del 2010 e della 123 del 2020, che pure contengono la medesima preclusione per i reati del 4 bis per le detenzioni domiciliarie. Quindi è ciò che tra l'altro ha impedito in tempi di coronavirus la fuoriuscita di un maggior numero di detenuti, proprio per l'esistenza di quella preclusione. E quindi, dicevo, un panorama variegato di misure alternative che attraverso una modulazione di opzioni in concreto attuabili possa meglio attagliarsi alle esigenze, da un lato, di risocializzazione del condannato e dall'altro dell'ordinamento e dell'interesse della collettività. È un dato di fatto che se fosse consentita la detenzione domiciliare anche per i condannati ai sensi dell'articolo 4 bis, intendo la detenzione domiciliare ordinaria, le concessioni delle misure alternative sarebbero ben più elevate. Ecco, io credo di dovermi fermare qui e poi sono ovviamente disponibile per un eventuale secondo giro. Grazie. Grazie anche per questo intervento che ha messo a fuoco una diversa decisione, che è una decisione che anche secondo me è assolutamente meritevole di attenzione. Mi domando, e butto lì uno spunto sul quale eventualmente potremmo tornare dopo, se quella preclusione assoluta che vale ad oggi anche per diversi commi dell'articolo 47 ter fosse stata sollevata rispetto alle situazioni specifiche su cui la Corte Costituzionale ancora non è intervenuta, e quindi sulla questione del condannato ultrasettantenne piuttosto che sul condannato con problematiche di salute seppure non così gravi da farle rientrare nell'ipotesi di differimento, mi chiedo se la soluzione sarebbe stata la medesima oppure no. Credo che sia un campo ancora molto aperto, sempre che il legislatore, come forse speriamo, ma non so quanto ci possiamo sperare, non possa intervenire prima. Grazie comunque. Passo la parola a questo punto a Paolo Tosoni. Credo, Paolo, mi permetto con te una parola in più, il discorso, gli spunti emersi sulla legge numero 3 del 2019, così si chiama più propriamente la cosiddetta, che la parola è orribile, spazzacorrotti, gli spunti già emersi ti diano davvero spazio alle considerazioni che mi hai anticipato di volere fare sulla sentenza 32 e su questo intervento normativo così particolare. Quindi ti passo la parola. Grazie. Saluto innanzitutto i due correlatori, il dottor Marcello Bertolato e il professor Granò, dei quali ho molta stima, ma soprattutto vorrei, e ovviamente te Valentina, noi ci siamo sentiti per organizzare questo incontro, soprattutto vorrei da subito evidenziare un aspetto che a mio avviso è significativo. Ho ascoltato con molto interesse come la Corte, con riferimento alla sentenza 32, ha ragionato in modo approfondito anche, diciamo, con uno sguardo, se vogliamo, internazionale, e arrivando a quello che anch'io definisco una presa di posizione molto innovativa, coraggiosa e che segna un inizio di svolta. E quindi da questo punto di vista è stato molto interessante, ma soprattutto quello che mi colpisce è che io sono perfettamente d'accordo sia con i contenuti di questa sentenza, ma così anche come li ha espressi il professor Zanon, appunto rilevando un po' quali sono stati i passaggi che hanno portato a quella decisione, e anche la sintonia che io francamente ho sentito e condivido totalmente con il presidente Bertolato, nel senso che nel momento in cui immagino
l'avvocatura che tu, Alberta, mi hai dato l'onore di rappresentare in questo convegno, la magistratura di sorveglianza in questo caso e il giudice costituzionale sono all'unisono su determinati principi e sulla anche la soluzione poi concreta di queste problematiche, penso che sia veramente di buon auspicio per progredire in quella che è la nostra società giuridica, ma soprattutto, e questo mi introduce poi ad alcune considerazioni che farò, pongono qualche problema su come invece viceversa ci sia una certa distanza rispetto alla legislazione, al legislatore attuale o comunque dell'ultimo periodo, che viceversa dà segnali così abbastanza contrari o comunque problematici rispetto a alcuni principi che io ritengo sacrosanti, ma non sono principi costituzionalmente affermati, quindi non li ho inventati io. Detto questo, io mi occupo della formazione penale del Consiglio dell'Ordine e mi permetto anche di dare proprio due minime indicazioni che forse abbiamo dato anche un po' per scontate. È vero che immagino la nostra platea di ascoltatori siano per la maggior parte penalisti e ferrati e forse più di me in tema di esecuzione, però ecco, mi interessava accennare al fatto che questa legge cosiddetta spazza corrotti, comunque la legge numero 3 del 2019, cosa ha fatto nella sostanza, quindi aiuto veramente a poche nozioni sintetiche. Innanzitutto ha inasprito il trattamento sanzionatorio conseguente alla condanna per reati contro la pubblica amministrazione, peculato, confusione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, eccetera. E soprattutto ha inserito questa tipologia dei reati nell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, ossia facendo sì che ci sia tutto un regime di ostatività rispetto all'assegnazione al lavoro esterno, ai permessi premio, alle misure alternative alla detenzione, faccio eccezione per liberazione anticipata, e che possono essere concesse sostanzialmente solo a determinate condizioni, ossia quelle previste nel 58 per l'ordinamento penitenziario o del nuovo articolo 322 bis, secondo comma del codice penale, ossia quando c'è una collaborazione o ci si è adoperati in modo efficace per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori. Ecco, già qui c'è un problema non da poco. Reati contro la pubblica amministrazione, reati che hanno sicuramente un impatto, diciamo, economico sulla società, sia il fatto che vanno ad incidere in quella che è la dinamica del privato, nei rapporti con la pubblica amministrazione e viceversa, siano equiparati a reati che certamente hanno un diverso livello di gravità oggettiva, e anche dal punto di vista proprio del disvalore, reati che impattano sostanzialmente nei confronti della persona, della libertà della persona, dell'ordine pubblico, e già questa è una scelta, secondo me, molto discutibile, e sulla quale mi permetterò qualche ulteriore considerazione. Diciamo che per rimanere nell'ambito della sentenza della Corte Costituzionale, l'aspetto che ha già accennato il professor Zanon, ossia il fatto che sovvertendo un po' quella, sovvertendo, reinterpretando quel limite che è oggettivamente posto al fatto che le norme sull'esecuzione penale siano norme sostanzialmente processuali dell'ordinamento penitenziario e quindi soggiacciono al principio del tempus regitatum, in realtà in questa situazione probabilmente, per non sbagliarmi, ho dato una lettura, l'avevo già data, l'ho riletta, della sentenza della Corte, anche con riferimento all'articolo 117 della Costituzione che con riguardo all'articolo 7 della CEDU ha fatto proprio un'interpretazione che già era stata, se vogliamo, anticipato un orientamento che era stato anticipato dalla stessa CEDU, ossia laddove si riteneva che l'applicazione della pena, e quindi quel problema sollevato tra il fatto che
una pena fuori dal carcere, una pena all'interno del carcere, sia sostanzialmente una pena molto diversa, potesse andare a, diciamo, a sconfinare nel diritto sostanziale, o comunque che su questo il principio di retroattività potesse essere in realtà preso in considerazione. La Corte ovviamente si è limitata a questo, perché è stata investita da situazioni che erano condotte, reati che erano stati posti in essere prima dell'entrata in vigore della norma, e quindi giustamente si è pronunciata, perché non, come giustamente detto, non è di impulso proprio, ma è su iniziativa della magistratura, comunque di chi solleva la questione, si è pronunciata esclusivamente sull'aspetto del, diciamo, del tempo e non nella sostanza del merito di questa legge. Diciamo che l'auspicio che io ho è che ci possa essere una riflessione, non so quanto possibile, anche che sia solo rinviata una riflessione, una valutazione della Corte anche sui contenuti costituzionali o meno di questo impianto della norma. Perché accennavo prima al fatto che vi sia un'equiparazione di reati a livello di punto di gravità che sono, a mio modo di vedere, molto disomogenei e che prendono in considerazione anche valori costituzionali diversi. È chiaro che è quello che so, la Corte Costituzionale non può prendere in considerazione, cioè, o meglio, non può intervenire sulle scelte del legislatore, salvo però, anche qui correggetemi se sbaglio, quando queste scelte cozzino in modo significativo contro il principio di ragionevolezza o rasentino addirittura l'arbitrio, e quindi non c'è una conclusione assoluta, si può valutare. Perché quel principio che ha citato il dottor Bortolato sulla funzione rieducativa della pena, e che sul quale io condivido perfettamente che sia, se non l'unico, sicuramente un forte argine a istanze di populismo, sia rispetto a molti aspetti di questa legge vadano a cozzare con questo principio. Faccio un esempio, non ne abbiamo parlato, questa legge va a toccare in modo significativo anche tutto il problema delle pene accessorie. Innanzitutto, rispetto a prima, alcune pene come l'interdizione perpetua dei pubblici uffici piuttosto che l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione viene estesa, oltre che agli incarichi di pubblico servizio, anche ai privati corruttori. Questo non è un passaggio da poco, perché è come se stiamo parlando di interdizioni perpetue. Interdizione perpetua che, rispetto a un tempo quando era prevista solo per il peculato, per la concussione, è stata estesa praticamente oggi, poi c'è stato un passaggio sulla corruzione, oggi a tutti i reati contro la pubblica amministrazione. Questo è un aspetto per cui, o meglio, c'è un principio che è ispiratore di una scelta di questo tipo, ossia quella che sostanzialmente si ritenga indegno perpetuamente anche il privato corruttore di poter, ad esempio, contrattare con la pubblica amministrazione. Beh, questo non è una cosa da poco, perché se col pubblico ufficiale che ha tradito il proprio ruolo può avere un senso, nei confronti del privato corruttore è uno spingersi oltre, è esperienza comune che spesso i reati di corruzione siano occasionali, o comunque appunto si scelga la scorciatoia della corruzione una volta nella vita e in determinate circostanze. Questa ipotesi, quindi, che fa parte proprio di una modalità di interpretare la deterrenza penale con l'aspetto interdittivo, va a colpire anche il privato e lo va a colpire proprio quasi, ripeto, dandogli una patente di indegnità che
con la funzione rieducativa della pena come qualche problema. Si badi anche che queste pene accessorie, diversamente da altre tipologie di reati, in questo caso non vengono meno neanche con l'estinzione del reato in seguito alla fine all'affidamento attraverso il tipo sociale, perché il effetto permane, e anche questo è un aspetto che andrebbe valutato, ma soprattutto oltre alle perpetue, anche quelle interdittive temporanee sono state ampliate in modo, a mio modo di vedere, assolutamente eccessivo, e anche questo fa parte di questo tipo di logica. Ora, questa situazione certamente, a questo avviso, va a cozzare col problema, diciamo, rieducativo della pena, che riguarda la pena principale, ma riguarda anche la pena accessoria. E soprattutto dà l'idea di come si stia intervenendo con una, diciamo, con un po' una sorta di terrorismo penale su un sistema, che è il sistema della pubblica amministrazione, senza in realtà, cioè affidandosi troppo alla deterrenza punitiva penale rispetto a una problematica che ha sicuramente orizzonti di intervento diversi e che parrebbe che non si vogliono prendere in considerazione. Noi scontiamo ovviamente questi passaggi, li scontiamo direi dal fenomeno di Tangentopoli in poi. Io mi permetto di parlare di questo perché rispetto a questa tipologia dei reati è quella che io poi anche professionalmente ho affrontato di più in questi ormai quasi più di 20 anni. Mi sento di poter affermare che la problematica della corruzione riguarda anche l'assetto del sistema, che non è un problema solo risolvibile con la pretesa punitiva della giustizia penale. Ho l'impressione che da tempo rispetto a questo si sia un po' abdicato e si continui, abbiamo assistito in questi anni ad una continua legislazione emergenziale rispetto a questa tipologia di reati, quindi l'inasprimento delle pene, l'inasprimento delle pene accessorie, problematiche relative anche appunto successivamente all'esecuzione della pena. Mi fa molto piacere che la sentenza della Corte Costituzionale abbia anche toccato l'articolo 24 del diritto di difesa. Noi siamo stati messi in gravi difficoltà con questa legge spazzacorrotti, che non aveva previsto, appunto, non si è neanche preoccupato di prevedere un aspetto transitorio laddove effettivamente, io posso dire personalmente, noi abbiamo fatto scelte di diritti alternativi per evitare il carcere, in questo non c'è nulla di male, nel senso che, anzi, mi sembra di capire che un indirizzo abbastanza costante, che io ritengo assolutamente legittimo, efficace, e anche un indirizzo che è quello di uno Stato forte, pure di una democrazia forte, sia quella di incentivare i riti alternativi, di incentivare il sovraccarico di dibattimenti, di processi, quei tempi che hanno, e soprattutto di non utilizzare l'estrema razza che è quella del carcere in modo ordinario, ma di cercare di fare giustizia in un modo diverso e forse alla fine penso anche più efficace, perché poi se andiamo a verificare i numeri questa deterrenza non è stata particolarmente efficace. E quindi con riferimento a questa tipologia di reati, ripeto, continuiamo ad assistere ad un progressivo inasprimento delle pene accessorie, delle ostatività, quasi a fuggire il problema reale, che è, se vogliamo, un problema di riassetto importante della pubblica amministrazione, di burocratizzazione, di responsabilità dei vertici, di celerità dei procedimenti amministrativi, perché differentemente io credo che non sia veramente, ma lo vedo nel mio lavoro quotidiano, un problema di inasprimento della pena, di bollature a risolvere situazioni a volte faticose, drammatiche, economicamente esposte
rispetto a questa situazione, laddove spesso e volentieri il privato è a volte certamente un modus operandi, a volte è in reale difficoltà. Quindi questo è un problema più ampio, ma quello che mi preoccupa è che vedo, ho visto in questi molti anni che c'è stato proprio, insomma, la corruzione è diventato una minaccia criminale nazionale esasperata nel modo di essere percepita, in modo anche indotto, secondo me. Peraltro siamo in una situazione dove cioè la corruzione non è facile da anche dal punto di vista reale, concreto, non è di facile misurazione, così come non è di facile misurazione quanto nel nostro paese il fenomeno sia più diffuso rispetto ad altri paesi, è complesso. Quindi da questo punto di vista una certa enfasi della criminalizzazione, secondo me, è anche un po' disancorata dalla realtà. Detto questo, è evidente, e qui poi dopo mi fermo anche con la critica, la differenza tra il magistrato e il giudice della Corte Costituzionale è che forse l'avvocato è anche più libero di esprimere a ruota libera determinate valutazioni anche sul legislatore. Però, ripeto, secondo me questa modalità di, ribadisco, emergenziale, di risolvere o comunque tentare di risolvere o affrontare il problema, che evidentemente parte dal comune sentire, direi tra virgolette dalla pancia della popolazione, qui mi riconnetto al problema del populismo, è francamente un modo di procedere che non è stabile. Un legislatore forte, un legislatore competente non cede a questo criterio. Quindi, per concludere, anche perché vorrei francamente, mi piacerebbe anche che ci fosse un breve secondo giro, magari c'è anche qualche domanda, se non ho guardato. Credo che su questa situazione si debba recuperare un po' il senso del limite, ancorandosi di più alla Costituzione, perché vediamo che appena ci si ancora ai principi costituzionali, subito, ne abbiamo l'esempio, da questo punto di vista, si vanno a correggere certe esasperazioni. Anche perché quando la legge effettivamente rispetta i principi, le regole che millenni di civiltà giuridica, del quale io sono orgoglioso, ci hanno accompagnati fino ad oggi, è sicuramente una giustizia penale legittima e quindi più accettabile da parte di tutti. Noi assistiamo ultimamente anche a alcune situazioni per cui c'è veramente una contraddizione tra un certo modo di procedere, parlo ad esempio appunto aiutare la scelta dei riti alternativi, cercare di rendere il processo più celere, pensiamo al fatto che è stato rivisto l'articolo 111 della Costituzione in questo senso del giusto processo, e invece assistiamo a leggi che si pongono in senso contrario. L'ultima, e poi mi taccio, penso a questo aspetto dove si dovrà credo pronunciare la Corte a settembre del fatto che non sia possibile accedere al rito abbreviato per i delitti che prevedono l'ergastolo, che anche questa si pone, a mio modo di vedere, in uno spirito, diciamo, non so se il termine è corretto, carcerocentrico, cioè a tutti i costi si toglie un diritto che era sacrosanto, che permetteva ai magistrati comunque, al di là dell'aspetto penale del terzo mandato, di valutare comunque situazioni importanti e gravi in modo facendo le dovute distinzioni tra certe tipologie di reati e certi altri, pur tutti puniti con l'ergastolo. Oggi francamente questa situazione per cui
si pone questo limite, che è un limite processuale anche qua. La Corte non so quanto riuscirà a intervenire o quanto potrà intervenire rispetto a questa decisione, che a mio modesto avviso anche qui si pone contro il principio della ragionevolezza, perché è evidente che ci sono reati puniti con l'ergastolo completamente diversi uno dagli altri, con dei disvalori completamente diversi, con una gravità completamente diversa, pur avendo una pena edittale che di per sé è quella massima che si può dare in questo paese. È un altro esempio molto recente di un certo modo con cui si sta procedendo. Ecco, io penso che, come ha ben detto il Presidente Bortolato, la Corte abbia da questo punto di vista una grande responsabilità, che sta già attuando in modo ripeto egregio, e se vogliamo coraggioso e innovativo, ma che sta procedendo in una situazione che, per quanto riguarda l'avvocatura, molto poco che li possa rappresentare se è personale, e non solo, certamente è un'ancora a cui guardare con grande affidamento. Viceversa, viviamo tempi in cui sinceramente penso di non essere il solo, di parlare per molti miei colleghi, non si condivide un certo modo di portare avanti la lotta alla criminalità, la lotta a determinati reati, dal punto di vista ovviamente della produzione normativa, perché per le ragioni che ho detto prima, cioè, ho la sensazione, quella di un legislatore che corra dietro ad altri tornatori. Grazie Paolo Tosoni. Allora, io voglio ricordare, perché mi hai dato tu lo spunto adesso, che proprio in quella sentenza 149 del 2018 che il Presidente Bortolato ha richiamato, e che era una sentenza bellissima, la Corte Costituzionale ha il coraggio di scrivere nero su bianco quello che è un principio che tutti conosciamo, forse diamo però spesso per scontato, e anche la Corte ha scritto raramente, ha messo nero su bianco raramente nelle proprie sentenze, che è quello di flessibilità della pena, che è un termine che di questi tempi fa piacere sentire, proprio per quel tipo di legislazione che si caratterizza per populismo, per slogan di altro tipo. Io a questo punto ovviamente chiedo di formulare domande in chat a chi ci sta seguendo. Per ora c'è solo un saluto e un ringraziamento al professor Zanon da parte di una sua studentessa che ci tiene a salutarlo in modo particolare, che è l'avvocato Beatrice Oniga. Invito gli altri ovviamente a fare domande. Io credo che facciamo in tempo a fare un rapido ulteriore giro. Io ho due spunti, poi se vorrete, se riterete di poterlo fare ognuno nel proprio ruolo, mi direte, o viceversa interverrete sugli spunti reciproci che ci sono stati fino adesso. Stavo riflettendo su quello che Paolo Tosoni diceva a proposito del principio di ragionevolezza con riferimento a scelte legislative quali quella, per esempio, dei reati puniti con la pena dell'ergastolo, che non sono più giudicabili con giudizio abbreviato, e pensavo al principio di ragionevolezza come strumento eventuale anche per sfoltire, cerco di semplificare, l'elenco di cui all'articolo 4 bis, così come la Corte fece con riferimento alle presunzioni in materia cautelare, quindi con riferimento al 275, comma terzo, rispetto al principio di adeguatezza. E mi chiedevo se il principio di ragionevolezza sia lo strumento, se sia uno strumento anche potenzialmente pericoloso per l'implicazione politica che può avere. Io credo che, insomma, è uno spunto di riflessione che mi pongo e vi pongo. Davvero alcuni reati inseriti nel 4 bis prima fascia lasciano assolutamente perplessi rispetto al principio di ragionevolezza, perché facciamo sempre noi l'esempio del peculato del vigile urbano come reato di minimo disvalore sociale, che ad oggi è un reato ostativo di prima fascia. E il secondo spunto che mi piacerebbe, insomma, rilanciare è quello degli effetti della sentenza 32. Ne abbiamo parlato, direi, parecchio della sentenza. Quello che mi chiedo è se la Corte abbia valutato le eventuali ripercussioni ulteriori di questa sentenza. Certamente lo ha fatto, perché quella distinzione tra dentro e fuori, che ha un po' costituito l'autolimitazione degli effetti di questa decisione, è sintomatica, credo, del fatto che comunque ci sia posti il problema degli effetti
al di là della specifica situazione che veniva in considerazione in quel momento, nel momento dell'emissione di quella sentenza. Mi chiedo, cioè, rispetto ai tanti ergastolani ostativi per reati commessi prima dell'introduzione del 4 bis del 91 o della modifica del 4 bis del 92, ovvero sottoposti al regime del 41 bis, per esempio, che non è un'alternativa tra dentro e fuori, ma tra due forme di dentro, mi permetto di banalizzare, che sono molto diverse l'una dall'altra. Che succederà? Ci potranno essere delle applicazioni ulteriori di questa decisione in questi settori? Sicuramente c'è stata già un'applicazione da parte della Corte di Cassazione, una sentenza recente, credo di averla qua, sempre della prima sezione, che ha stabilito che rispetto all'inserimento dell'articolo 609 bis, per esempio, nel caso specifico si parlava di 609 bis, nell'ambito della cosiddetta terza fascia del 4 bis, vale il principio della sentenza 32, per cui se il reato è stato commesso prima della modifica del 4 bis che ha per l'appunto ha inciso sul regime di questo tipo di reati, reati di natura sessuale, non può applicarsi il regime deteriore inserito in un momento successivo. È una sentenza della Cassazione, prima sezione, 2020, è appunto molto recente, udienza 20 marzo 2020, numero 12.845, pubblicata sulle varie riviste, insomma, però statuisce un principio, ecco. Quindi questo secondo spunto è rispetto agli effetti potenziali della sentenza 32. Sentitevi liberi di intervenire comunque su anche i vari aspetti che sono stati che sono emersi nella vostra interlocuzione. Professor Zanon. Grazie Valentina, intanto ringrazio la mia ex studentessa per i saluti e li ricambio. Ma insomma, sono tanti gli spunti che sono venuti fuori e quindi in pochi minuti non è facile. C'è una cosa secondo me va detta. L'amico Paolo Tosoni diceva: fa piacere ascoltare una consonanza tra avvocatura, magistratura di sorveglianza, giudici costituzionali. Ecco, tenete però presente che anche il collegio della Corte è un collegio composito, complesso, e qualche volta ci sono opinioni diverse. Quindi non è una marcia trionfale verso una direzione, ci sono delle sensibilità complesse e vi garantisco che alcune decisioni che adesso di cui si parla come decisioni della Corte, insomma, sono state prese con difficoltà, con maggioranze risicate, e quindi necessariamente le motivazioni poi debbono, siccome noi non abbiamo la dissenting opinion, se non nel caso che il presidente Bortolato ha messo molto in evidenza prima e di cui dirò due parole, siccome non abbiamo la dissenting opinion dobbiamo tenere insieme un po' tutto, insomma anche chi non condivide la decisione di maggioranza cerca di, e in certi casi non si è d'accordo, per esempio nel caso della 50 non rivelo nulla perché il relatore era un altro, poi l'ho scritta io, si trattava di, insomma, di dar voce a una maggioranza ostile all'accoglimento e di farlo nel modo forse meno contrastante con una linea di tendenza della giurisprudenza costituzionale. E adesso io non voglio riprendere tutti i ragionamenti interessanti che ha fatto il presidente Bortolato, perché dovremmo introdurci sulla graduazione delle misure, insomma. Tra le cose che cercavamo di dire lì è che noi abbiamo pensato di dire che ciascuna delle forme che può assumere il trattamento extramurario consta di una combinazione di elementi contenitivi e di contenuti rieducativi. Elementi contenitivi: l'obbligo sanzionato di stare in casa, quello di non frequentare o di frequentare luoghi e persone determinati, e di contenuti rieducativi come la partecipazione ad attività socialmente utili, eccetera. E il legislatore può modulare questi obblighi con una marcata discrezionalità, insomma. E quindi lo stesso affidamento in prova può in concreto assumere, così ci è sembrato, insomma,
anche connotazioni di severa restrizione della libertà, con prescrizioni molto stringenti sull'uscita e il rientro dall'abitazione, ad esempio, con divieti di frequentazione piuttosto estesi, e però al tempo stesso può implicare anche misure puntuali di forte impatto risocializzante. Per altro verso, la detenzione domiciliare può essere allentata da permessi di lavoro concernenti le esigenze di vita più impellenti, quelle che si chiamano primarie, però può non prestarsi con la stessa larghezza, in quanto pur sempre in misura detentiva, all'imposizione di condotte utili in chiave di rieducazione del condannato. E a questo fine noi abbiamo scritto che la detenzione domiciliare è ancora meno articolabile dell'affidamento in prova. E allora, se il giudice del caso concreto ritiene che neppure l'ampia possibilità di articolare prescrizioni con l'affidamento in prova varrebbe a contenere il rischio della commissione di nuovi reati, il fatto che la stessa persona sia esclusa dalla detenzione domiciliare non dipende da una presunzione astratta, almeno questo, insomma, è insuperabile di pericolosità, ma almeno in parte dipende dalla fisionomia del caso di specie. Qui abbiamo scritto: presunta in assoluto non è tanto la pericolosità del soggetto, ma l'inefficacia rieducativa e preventiva di una particolare misura. Lo so, non sarà del tutto soddisfacente, ma questo per dire che in realtà su certe cose l'equilibrio è ancora instabile, non si trova facilmente, e gli echi di una certa diffidenza nei confronti di forme, la detenzione domiciliare non gode di una, come dire, di una particolare popolarità, e di fronte ai determinati delitti l'istinto non è sempre quello che si vorrebbe, quindi insomma è un work in progress, e ci sono momenti di ritrazione anche in questa giurisprudenza. Sulle cose che diceva l'amico Paolo Tosoni, ovviamente io non posso dire nulla, perché la ragionevolezza della costruzione del 4 bis sarà oggetto della nostra pronuncia, quindi non posso proprio dire niente. Ho l'impressione, sì, che noi ci confrontiamo con un particolare momento di sensibilità della politica rappresentativa in materia penale che è molto problematico. Ma dovete tener conto del fatto che la Corte non è in sé un organo di opposizione alle maggioranze politiche, è certamente un potere contromaggioritario, ma non può trascurare di tener conto anche delle esigenze che sono tipiche della discrezionalità legislativa. Il fatto è che noi ci siamo dotati però, negli ultimi tempi soprattutto, di un'articolazione di strumenti di intervento particolarmente ricca e particolarmente efficace, che non arretra più sempre di fronte alla discrezionalità del legislatore e che non necessariamente va a cercare, quando si tratta di colpire quella discrezionalità, le soluzioni costituzionalmente obbligate, le rime costituzionalmente obbligate. Abbiamo abbandonato un po' quei vecchi binari e siamo un pochino più disinvolti, spregiudicati nella scelta delle soluzioni. Ma naturalmente questa capacità di intervento che la Corte deve manifestare come manifestazione della fedeltà ai principi costituzionali deve mantenersi nel solco del rigoroso rispetto dei limiti fondamentali della sua azione, che non può essere quella di prospettare alternative di politica criminale rispetto a quelle del legislatore. Noi siamo un contropotere, contromaggioritario, ma dobbiamo accuratamente evitare di anche dare l'impressione di volerci sostituire al legislatore in alcune scelte. Insomma, in questo difficile equilibrio si gioca molto del mantenimento dell'Italia nell'ambito dello Stato costituzionale di diritto anche in materia penale. Ho già detto troppo, è meglio che mi fermi. Grazie ancora a tutti e grazie soprattutto agli amici Valentina, Paolo Tosoni e un saluto al Presidente Bortolato.
Grazie, devo dire che non so se sia troppo, ma abbiamo, credo, tutti apprezzato anche la schiettezza, insomma, di quello che è stato detto. Quindi grazie. Per ora, Presidente Bortolato. Brevemente, volevo innanzitutto ringraziare il professor Zanon e scusarmi, nel senso che non volevo assolutamente costringerlo a svelare il segreto della Camera di Consiglio. La mia, no, certamente, voglio dire, le mie osservazioni sulla sentenza 50 erano, speravo che si capisse, erano proprio il segno di quanto la Corte si trovi spesso in, come dire, in grande tormento, perché la materia che viene toccata nella esecuzione della pena è una materia fondamentale che mette in gioco appunto anche moltissimo le sensibilità degli uomini e anche degli uomini che compongono ovviamente un collegio così autorevole della Corte Costituzionale. E allora, su quanto gli spunti dell'avvocatessa Alberta, allora volevo dire che per quanto riguarda il catalogo del 4-bis, ovviamente ci sono degli aspetti di assoluta irragionevolezza, però diciamo che personalmente ho sempre pensato che censurare il 4-bis sotto il profilo dell'inserimento di un reato piuttosto che un altro rappresenti una strada molto molto in salita, perché qui credo che effettivamente la discrezionalità del legislatore, il quale è dominus assoluto sull'attribuire a un reato il massimo di allarme sociale, interpretando anche quello che è il sentire ovviamente del popolo nel momento in cui adotta una legge, sia molto difficile intervenire su quello. Per cui, una volta caduta l'assolutezza della presunzione, su questo la 253, ripeto, è un passo che non può più essere rimangiato, una volta che cade la presunzione assoluta, a quel punto, secondo me, è molto difficile dire che è irragionevole il 4-bis, nella misura in cui contiene un reato che viene ritenuto di scarso allarme sociale da una parte della popolazione, invece magari viene ritenuto grave da un'altra parte. Però ovviamente su questo io il mio parere del tutto personale. Per quanto riguarda gli effetti della sentenza 32, certo li abbiamo già visti con questa sentenza che Valentina tu ricordavi, della Corte di Cassazione, che ha già applicato in materia di reati sessuali. Però io devo dire che ora il legislatore lo sa, per cui, come ha fatto con la legge 152 del 91, quando ha introdotto il requisito della collaborazione, che ha detto espressamente che valeva anche per i reati commessi prima, proprio ai fini della liberazione condizionale, ora ha allertato, ricorrerà al rimedio di inserire delle norme, laddove abbia interesse di farlo, delle norme di diritto transitorio, e quindi sarà a sua volta ragionevole vedere se è possibile in qualche modo censurare di legittimità costituzionale una norma di tal fatta. Ma certo, con una norma transitoria, ogni qualvolta si introduce una preclusione, una, come dire, una stretta in materia esecutiva, sarà molto più facile proprio ora un legislatore, diciamo, che fosse avvertito, modulare attraverso delle norme transitorie. E, niente, io credo che il tempo sia a nostro favore scaduto. Io ringrazio moltissimo di aver avuto questa opportunità e ringrazio in particolare il professore Zanon della sua disponibilità a confrontarsi con la magistratura e con l'avvocatura su questi temi che lo vedono impegnato ormai quasi quotidianamente alla Corte, e quindi grazie a Valentina Alberta, all'avvocato Tosoni, un saluto a tutti e anche ai nostri, a coloro che ci hanno avuto la pazienza di seguirci fino a qui. Grazie. A questo punto, prima di passare la parola all'avvocato Tosoni, a cui lascerò l'intervento conclusivo, solo per dire a tutti quanti grazie di cuore per la vostra disponibilità, non solo a esserci ma a confrontarvi in modo davvero schietto, apprezzabile. Bravi tutti. Paolo Tosoni, lascio a te le conclusioni. Ma sarò brevissimo. Una battuta del professor e amico Nicola Zanon: non avevo la pretesa che la Corte fosse all'unisono e non ci fosse all'interno della stessa ovviamente dibattito e sensibilità diverse.
però, ripeto, mi conforta il fatto che poi nelle decisioni finali, soprattutto quelle che ha evidenziato il Presidente Bortolato facendo questa carrellata delle due o tre sentenze e dell'innovazione delle svolte che hanno percepito, su questo si c'è sintonia e quindi la Corte, pur nella sua diversa, nelle sue diverse sensibilità, alla fine è arrivata ad affermazioni che personalmente credo la mia categoria condivida. Solo un accenno ultimo, perché questo è uno spunto che veramente ritengo molto significativo, stiamo parlando di esecuzione. Ecco, l'aver affermato da parte della Corte in modo esplicito, così come ha ripreso giustamente il Presidente Bortolato, il fatto che, adesso lo dico un po' oltre, c'è un tempo della sentenza e c'è un tempo della pena, e quindi che il tempo della pena, nella sua funzione rieducativa, abbia la possibilità, dia a tutti la possibilità di cambiare. Quindi questo, secondo me, è un fatto per chi si occupa di esecuzione, sia dal punto di vista del magistrato, che giustamente ci farebbe fatica a fare questo lavoro, ma anche dal punto di vista dell'avvocato, perché anche l'avvocato ha la stessa, se è serio, la stessa sensibilità, la speranza che la pena, svolta nel modo più umano possibile, possa aiutare la persona a cambiare, a diventare un soggetto che la società può riaccogliere, anzi forse addirittura a volte un soggetto utile alla società, proprio per quello che ha vissuto, che ha pagato e che ha meditato. Questo secondo me è un principio sacrosanto, che però poi ha bisogno di concretezza, quindi di essere, perché sul principio non si discute mai, c'è. Il problema è come questo principio poi si incarna attraverso appunto gli istituti, attraverso i percorsi, attraverso i vari operatori che intervengono. Questo lo ritengo fondamentale e da questo punto di vista credo che si debba veramente continuare sulla strada, parlo soprattutto della sorveglianza, che è vero che diversamente dal resto della magistratura, se non voglio essere riduttivo, offensivo, il magistrato di sorveglianza è veramente il giudice della persona, perché segue il percorso della persona, spesso faticoso, complesso, difficile, sia fondamentale che proprio in questo percorso abbia quella discrezionalità che gli permetta di valutare il soggetto, il suo percorso, la sua condotta. Tutto ciò che è di ostacolo a questo, le presunzioni oggettive, eccetera, ritengo veramente non adeguate a questa grande, secondo me, veramente a questo grande senso della giustizia penale, ossia che a tutti deve essere data l'opportunità di emendarsi e cambiare. Con questo ringrazio anch'io tantissimo i nostri eccellenti e preziosi relatori, la Valentina che ha organizzato questa cosa e tutti quelli che, come ha detto giustamente il dottor Bortolato, hanno avuto la pazienza di ascoltarci. Buona serata a tutti.